Allora, mettendo in pratica la cosa, oggettivamente parlando, dividersi vuol dire controllare il territorio in maniera più fluida, ma avere combattimenti più difficili perché saremmo due contro tot nemici. Rimanere insieme vuol dire combattimenti più facili, ma una gestione del territorio un pelo più difficile. Io dico, adesso che siamo nella prima run, rimaniamo uniti. Quando dovrò rifare questa giornata, perché la dovrò rifare più avanti quando sarò in New Game Plus, la si fa divisi, perché tanto avremo un livello maggiore, danni maggiori, spille migliori, possiamo gestirla in maniera più fluida. Non dividiamoci, forse è più sicuro restare uniti. Per me ha più senso, cioè perché dividerci quando stiamo andando così bene? Ok, capitano, allora i nemici dovranno affrontarci nella nostra totalità. Sì, stracciamoli uno per uno. Va bene, conquista le aree rimanenti che sono l'uscita ovest dell'autostazione, il sottopassaggio, Dogenzaka e l'oeste. Allora, io passerei prima da Dogenzaka, così facciamo contento Beat e gli diamo il carry che sicuramente gli piace in tutti i modi. E voglio scoprirlo subito. I Witchers hanno invaso il territorio di varie beauties. Che novità. Allora, fermi un attimo. Ci sono... no, niente maiali mi sembra. Allora, scopriamolo subito. Pollo. Pesce. Questo non credo che gli piaccia. Infatti gli piace ma non al 100%. Questo gli piace e questo gli piace. Era palese che a Beat gli sarebbero piaciuti tutti. Comunque il prossimo giro, la triade per tutti. Va bene, iniziamo a combattere allora. Vieni qua, stronzetto. Odio come fanno ste facce. A parte che varie beauties e pure art c'hanno tutti la stessa faccia. Vabbè che, come hanno detto i Rimbreakers 2 sono. Però che fa... ah, vabbè, ma... ah, però aspetta. Effettivamente, avessimo combattuto, ci sarebbero stati non solo i nemici da tener conto, ma anche i rumori. Effettivamente, forse due contro due nemici e due rumori poteva iniziare a diventare un filo tedioso. Madonna mia, tu non hai veramente compreso contro chi stai combattendo. Tu non l'hai proprio compreso, mio caro Vare Beauties. E abbiamo preso qua. Madonna mia, ma stiamo andando alla grande proprio. E così, subito, è apparso. Ovviamente non abbiamo spazio per mangiare, quindi combattiamo. Mi piace comunque come pensano di poterci sbaragliare con due stronzi proprio. Che poi il problema grande non sono neanche tanto loro, ma più i rumori. Cioè il grosso dei problemi sono i rumori che vengono a infastidirci. Ecco fatto. Mamma mia. Ma, ah ok, stavo dicendo, ma sono morti tutti i vari beauties? No, ce n'è ancora uno. Ecco fatto. La cosa divertente è che appena scendono giù, io li ributto in aria con la cosa del vento. È terribile per loro, secondo me. Mamma mia. Quanto abbiamo fatto? Di danno intendo. Qualcosa l'abbiamo preso. 7%. Pensavo molto peggio. Pensavo veramente peggio. E i vari beauties sono andati. Dogenzaka è stata conquistata. Dunque questo settore è ufficialmente nostro. Puoi dirlo forte, siamo dei grandi. Invero. Cavolo, non entusiasmarti troppo, boss. Vediamo la trasmissione.
Wow, there! Sia in Witcher Twister che Pierre Beauties hanno conquistato dei territori, ma in cambio entrambi ne hanno perso uno, alla faccia dello scambio! Ma vogliamo scherzare, io? Che abbiamo perso? Central Street, l'avranno preso mentre eravamo distratti qui. Bella mossa, Canon! Vorrà dire che ce lo riprenderemo, io! Del resto siamo a corto di alternative. È vero, ma chi ci dice che non se lo riprenderanno di nuovo? Nessuno, anche perché siamo in totale inferiorità numerica. Ma non per questo, non dobbiamo provarci. Andiamo a Central Street. Hai ragione. Ma io, prima di Central Street, conquisterei le altre zone. Te la butto lì, Rindo. Uccidiamo prima tutti i nemici di questa zona, perché se conquistano Central Street, secondo me poi si riprendono questa zona. C'è un continuo sali e scendi. Quindi, se il gioco non ce lo dice, io prima mi occupo delle aree che sono già in loro possesso. Dai. So far, so good. Let's keep it going. Gonna blow you away. Going up. An adequate performance. That's like a C plus. Mamma mia. Sparco la faccia a tutti. Beccati questo. Nice work. Colpito e affondato. E siamo anche ritornati a 101 di groove. Allora, 13% di danno, vabbè. Non è neanche terribile, possiamo gestirlo benissimo. Vendiamo tutte le spille inutili. Pensavo molto di più, vabbè. Let's move. E combattiamo. Più che altro combattendo contro i nemici umani non otteniamo granché di spille, di soldi. Otteniamo roba molto normale. It's party time. Ma muori e stai zitto. Spacco la faccia. Ecco fatto. Morto? Rindo, dove stai colpendo? Era sopra di lui, ma intanto lui e non lo colpiva neanche. Ok, stiamo combattendo secondo me un filo molto molto unsafe. Però ancora questo qua con i capelli rosa. Ma l'abbiamo appena sconfitto di là. Dai, abbiamo appena combattuto di là. Non sei nessun tipo di problema, fratello. Oh, ecco qua. Dai. Ecco fatto. Distruggili. Mamma mia. Non hai proprio capito contro chi state combattendo voi. Mamma mia. Io vi devasto l'esistenza. Che poi, con questa combinazione che abbiamo, arrivare al 100% è una cavolata. Quindi continuando ad aumentare arriviamo al 200%, che
Una meraviglia, veramente. E i vari Abutis hanno perso questo territorio. Lo Tsuyao East è nostro. E nessun annuncio? Strano. Si vede che il gioco si aspettava che io andassi subito all'altra parte. Ah, però effettivamente andare a Central Street io non passo dalle altre zone, quindi la butterei lì. Io andrei prima al sottopassaggio e all'uscita ovest, conquistiamo quei due territori e poi andiamo a Central Street. Ma come ci arrivo io a 200.000 punti, a 400.000, ma veramente? Cioè, devi veramente grindare di bestia. Prendiamo a tutti la triade, che costa un sacco di soldi, però ne vale la pena per le statistiche. Ah, peccato, nessuno è salito di gusto, peccato. A livello di difesa mi sembra che siamo messi bene. Mi sembra che siamo messi veramente bene. Livello di attacco, l'unica che ha un attimino quella spinta in più mi sembra che sia proprio Nagi. E non capisco il perché, forse per le unghie. Forse sono le unghie che danno un bel boost. Ok, di qua arriviamo all'uscita ovest, che è il territorio dei Pureheart, e direi di combatterli subito. Eccoci qua. Oh, ma guarda un po'. Per i nemici umani hanno fatto la faccia uguale a tutti. I Pureheart e i vari Abutis sono uguali. Cambiano di nulla. Non cambia nulla per i Pureheart e i vari Abutis, veramente. Cioè, trovami la differenza fra di loro. A livello estetico, dico. Allevati. Pirla. Ma vola via. Mamma mia. Non hai veramente capito ancora con chi stai combattendo, mi sa. No, ancora non hai ben compreso con chi hai a che fare. Comunque a livello pratico, cioè, io vedo che le spille hanno 900 di attacco, però poi nell'utile fanno 15-30. Cioè, io penso che quel 900 di attacco sia il totale del danno plausibile che potrebbe fare. Ma all'atto pratico fa molto di meno. Vediamo, abbiamo abbastanza spazio per mangiare un onigiri magari? Secondo me no. Beh, anche perché non è che danno chissà quale potenziamento. Va bene, combattiamo anche il boss della zona. Mi chiedo se anche la terza settimana ci sarà il Zuppe Baruffa. Visto che la terza settimana spesso è la settimana conclusiva di tutto. Colpisci. Can believe it. Spacco la faccia. Dove scappi? Maledetto coniglio. Vieni qui. Che devasto totale che gli abbiamo fatto. E comunque lo ripeto, siamo a 56.000 punti. Arrivare a 400.000, com'è possibile? Com'è possibile arrivare a quel punteggio? Devi farmare tantissimo, cioè devi fare come ho fatto io, che ovvero prendi quello arancione e fai una catena di tot rossi. E probabilmente devi fare la catena da 20. Cioè, allora, io so che c'è il trofeo che devi fare una catena da 20, ed è tantissimo. Ma a parte quello, secondo me, per avere proprio così tanti punti, devi sbloccare la possibilità di prendere ancora più rumori, prendere uno arancione, prendere tutti i rossi che trovi e farti tutta la battaglia, uscire dall'area, rientrare, farti un altro arancione e tutti i rossi che trovi. Prossima area, il sottopassaggio della stazione. Vediamo se Ryoji ha qualcosa da vendere, perché se no non lo portiamo mai avanti. Questo dovrebbe essere l'ultimo territorio di Motoi.
Allora ce l'avete fatta, ragazzini. Mi piacerebbe dire che è un piacere vedervi, Twisters, ma purtroppo queste circostanze hanno inasprito i nostri rapporti. È una mia impressione, parla come Motoi. Cosa? No, non mi pare così, altrettanti paroloni. Eppure all'area di essere altrettanto insincero. Il nostro capo ci ha affidato l'incarico di difendere questa zona. Sarebbe bello poterla condividere, ma non è così che funziona questo gioco. Perciò, per quanto mi dolge dirlo, le vostre conquiste finiscono qui. Le parole di un generale stanco che mira all'orizzonte, ergendosi sul precipizio della sua stessa sconfitta. Non so cosa volessi dire, ma io dico di dargli una lezione. Concordo con Bit, pronti? Dai! Già subito battaglia, botte? Ah, ok. Ryoji, che hai da vendere? Ovviamente nulla, Ryoji. Hai schifo. Vero anche che se non compriamo nulla non lo aumentiamo mai, sto cristiano. Però, che palle. Allora, primo combattente, che è proprio lui che ha già appena parlato, che sicuramente sarà anche il boss di questa zona, visto che era quello che faceva i baroloni. Ok, solo due? Ci sottovalutate? Sbagliate a sottovalutarci, miei cari. Voi non avete veramente capito nulla. Ecco fatto. Niente uccellacci che rubano i nostri compagni. Il tornado comunque è veramente forte. Cioè, unito al ghiaccio e alla roccia, abbiamo uno stunlock totale dei nemici. Cioè, è pericolosissima sta combo. Ad ora. Certo, lo so benissimo che è una pidocchiata di spille queste che abbiamo. Però capiamoci. Lo facciamo volare, lo blocchiamo in aria col ghiaccio o con la roccia. Non si può più muovere per tot secondi, è la sua fine. Ed ecco qua un altro combattente. Dai! Stavolta siete in tre. Ancora più facile di prima. Ed ecco fatto. Ma c'è il rinoceronte, buongiorno, Madonna mia, io ti devasto l'esistenza, ciccio. Che poi sarebbe anche più giusto se poi i rumori combattessero anche gli esseri umani. Però quando siamo in queste situazioni, incredibilmente combattono solo contro di noi. Che cosa assurda. Sei rimasto solo tu? Boia. Che casino che gli abbiamo combinato questo. Mamma mia, madonna mia. Il devasto. E ora, boss della zona, e riconquistiamo Central Street. L'aria diventerà di nuovo nostra e avremo conquistato tutto. Mi sa che quello è il leader di questa zona. Oh, i Twisters hanno messo gli occhi sul nostro ultimo baluardo. Secondo voi quelli in squadra con Motoi sono tutti così? Ehi. Devo ammettere che la vostra reputazione vi precede, e sebbene il guerriero che dimora nel mio cuore vorrebbe ballare il tango con voi, l'uomo saggio che è in me si guarda bene dal danzare col diavolo, se solo conosceste questo tumulto interiore. Se non vuoi ballare puoi anche andartene, io! Ah, se solo fosse così semplice, ho giurato di difendere questa roccaforte con la vita, e sia, dimostrerò di essere all'altezza e sarò un faro di speranza per i pure heart. Raccoglierò l'eredità di Motoi a testa alta, così avremo la vittoria garantita. Ok? E quindi intendi restarti all'impalato, io? Sì, diglielo, Bit. La sua tenacia è certamente apprezzata. Sono pronto a fare il mio dovere, se è ciò che chiedi. Avanti, fate del vostro peggio, Twisters. Oh, ma combattimi direttamente, non c'è bisogno che ogni volta vi staccate, parlate e poi mi attaccate. Eccoci qua. Avanti, venite. Io sono sicuro di aver fatto la scelta giusta.
ad aver preso questo gioco su console, cioè su PlayStation piuttosto che su Switch. C'è un troppo smash di tasti per gestire un gioco del genere con una Switch, secondo me. Cioè, avrei avuto molte più difficoltà. Ecco quel 200%. No, le rocce. Ah, vabbè. Speravo di aver preso il vento o il ghiaccio, io, ma... va bene lo stesso. Ok, vola via. Ecco fatto. Ce n'è ancora uno? Ah, due addirittura. Madonna mia. Difficile, ma non difficile, effettivamente. Non so come l'altra volta avessimo avuto tutte queste difficoltà in difficile e abbiamo dovuto mettere in normale. La butto lì, forse perché avevamo Beat che aveva molti meno danni. Forse quello il fattore. Forse ora che Beat ha un livello di attacco comunque... abbiamo 60.000 punti precisissimi, wow! Comunque dicevo, forse ora che abbiamo Beat che ha un giro di danni più o meno simile a tutti gli altri, riusciamo a gestirla un attimo in maniera più pulita. Poi abbiamo un quantitativo di HP comunque neanche mica male. Tanto ve l'ho detto, io prima della fine di questa serie arriviamo a 999 con almeno una statistica, ve lo giuro. E con questo ci andiamo a riconquistare Central Street dopo aver già conquistato tutte le altre aree. Non ci possono fregare questo giro. Non ci possono fregare. Abbiamo il 90% delle aree. Ecco l'ultima area dei Varia Beauties. Parli del diavolo, io non sono loro. Credo di sì, a giudicare dal loro vestiario. Ma guarda un po', le superstar dell'evento. Beh, ragazzi, se pensate di andare oltre questo punto, vi sbagliate di grosso. Sai che c'è? Non ho pensato proprio a niente mentre parlavi. Solo tu potevi farla sembrare come una minaccia. Un secondo, tu non sei quel tizio, Neku. Anche le altre squadre sono cadute vittime di questo malinteso. Quante volte ve lo devo ripetere? Io mi chiamo Beat, io! Vedete di ficcarvi in quelle teste dure! Vacci piano, tigre! No, ora gliela faccio capire io chi sono, io! Andiamo, Rindo! Come vuoi tu. E ormai è lui che comanda. Ormai comanda Beat. E dovete farvene una ragione, ragazzi. Vieni allora, non Neku. Madonna mia. 974 e saliamo di livello. Che poi purtroppo in questo capitolo salire di livello serve relativamente a poco e a nulla. Madonna mia. Spacco la faccia a tutti. Perfetto. Ecco fatto. Ancora qualcuno in vita? Bene. È stato facile. Vediamo. Ma che palle, ma... allora, ti giuro che metterei in normale o in facile solo per vedere che spille mi droppano. Perché attualmente stiamo ricevendo solo schifo. Ehi, guardate, mi sa che là c'è il leader della zona. Sì, ha l'aria di essere un pezzo grosso. Forse dovremmo avvicinarci con... ma che cavolo, di solito si stende un tappeto rosso per gli ospiti speciali, yo! Fammi indovinare, stai per dire cautela. Un concetto del tutto estraneo al nostro nuovo compagno. Lo avremmo fatto se aveste meritato un trattamento esclusivo. Siete coraggiosi a farvi vedere in così pochi, non avete paura? No, per niente, ma voi dovreste. Paura di qualche mezza tagalzetta come voi? Qui è il nostro ultimo caposaldo, e in quanto Varia Beauties lo difenderò fino alla morte. Quanto è vera la nostra passione per la moda, non perderemo contro gente come voi. Moda, sì, certo. Sai che ti dico? Secondo me siamo abbastanza avanti di livello.
proviamo ad abbassare un pelo il nostro quantitativo di vita. Facciamo 10 punti. Vediamo se otteniamo qualcosina. Tra l'altro forse abbassare il livello non ci dovrebbe abbassare le statistiche. Avrei dovuto controllare. Vediamo se la battaglia adesso è molto più difficile. Perché se ci abbassa i punti vita è un conto. Se ci abbassa l'attacco è un altro al momento. Perché coi punti vita, sti cazzi, vuol dire solo avere una battaglia un pelo più difficile, perché abbiamo più danni da tenere da conto. Ma se ci abbassa l'attacco vuol dire metterci molto più tempo. Ecco fatto. Perfetto, mica male. E con questo tutta Shibuya è diventata nostra, giusto? I Witch e Twister hanno conquistato di nuovo Central Street. E questo era l'ultimo, mi sa che la città è nostra. Puoi scommetterci. È tutto grazie al lavoro di squadra in stile Twisters. Potevamo riuscirci solo insieme. Ma non lo so, amico, erano così deboli che avrei potuto batterli da solo. Ehi, non dovresti sottovalutare tanto i nostri rivali. Dico bene, boss? Forse. Really? Dai, sostienimi un po'. Comunque, a momenti dovrebbero annunciare i risultati. Di nuovo il cambio di strada. Se uccidete i Twister beccate 10 milioni di punti. Eccoli. Hey! Notizia lampo, zuffomani! Cavolo, sai che figata appena dirà il nostro nome? I vari beauties hanno appena conquistato un territorio! Come? Quando? Hanno corso un bel rischio a regalare l'ultimo, ma alla fine è servito! Avete riacceso la fiamma, vari beauties, meritate un sacco di rispetto! Io pensavo che avessimo finito per oggi. A quanto pare il leader precedente doveva fungere soltanto da distrazione. Cosa farete ora, twisterucci? Se sbagliate la prossima mossa, potreste perdere tutti i vostri sudati territori! Hanno conquistato il 104. Io dico di andare a riprendercela. Che palle. Pensavo fosse finita. E allora torniamo a conquistare il 104. Quanto ci fai che appena conquistiamo il 104 ci rubano un'altra zona e dobbiamo ricominciare questa manfrina? Santo cielo. Chi sarà stato? Secondo me loro due assieme. I vari beauties e i pure art. Prepariamoci, qui non si scherza. Vedi i beauties laggiù. Riesco a percepire il loro intento omicida da qui. Davvero? Io non percepisco niente. Forse è meglio. Però ha ragione. Ho una brutta sensazione. Lascia perdere le sensazioni, abbiamo un compito, no? Non ci colpiranno se le attacchiamo prima noi, giusto? Andiamo! E allora, andiamo a fare a botte. Ah, così da dietro le spalle. Una bottigliata qua sul collo. Sei con i vari beauties? Guardami bene, Stella, con chi altro dovrei essere? Era ora che vi faceste vedere, Witched Cheaters. Vi stavo aspettando. Mi chiamo Maito e a differenza degli altri, io sono a lunga tenuta. Che cacchio vuol dire? Non riesco a scansionare i suoi pensieri, ma ho il sospetto che sia meglio di non curiosare. E se ti buttiamo al tappeto la tua squadra è finita, giusto? Ammesso che siete capaci di farlo. Hey there. Maito, spero che non sia troppo tardi. Sumio, che ci fai tu qui? Sono qui per proporti uno strappo alla regola. Di agire in maniera immorale, per così dire. Non sei esattamente il mio tipo. No, non in quel senso. Stracciare i Twisters, ricordi? So che non hai l'autorità di mediare un simile accordo così su due piedi. Ma sicuramente Kanon capirà che hai agito soltanto per il bene della squadra. Allora ti va di sfidare queste canaglie insieme? Ok, ora sì che è una brutta sensazione. Giuro che non sai proprio accettare un no come risposta. E va bene, ci sto. In fondo qualcuno deve dare una lezione ai Witched Cheaters. Perché non farlo noi? Oh cielo, santissimo cielo. Ricevuto, mobilito le truppe allora. Così è proprio ingiusto. Chi se ne frega? I numeri non contano. Potete essere in 10 come in 100. Noi vi stracceremo lo stesso, io. Wow, quanto te la credi, Neku. Allora, lo dico per l'ultima e poi basta. Hey, punk. Io non sono Neku. Mi chiamo Beat, yo. Facciamoci sotto, capitano. Aspetta un secondo, ok?
Ormai, secondo me, lo sanno e lo fanno apposta. Lo stanno provocando per farlo andare su tutte le furie. Cosa che non hanno capito che è peggio. Quanti? Porca troia, vi sfondo. Appena arriva a 200... Appena arriva a 200 vi spacco la faccia a tutti. Let's keep it up. Indeed. Yeah. How's that? Let's keep it going. Going up. Che adesso che sono in così tanti, la mossa questa qua del tornado si sta rivelando di un utile incredibile. Ma anche la spada e l'esplosione di rocce. Perché comunque sono tutti attacchi ad aria. E ricordiamolo, loro erano in tanti e li abbiamo già decimati a livello di HP. Noi eravamo in quattro stronzi e abbiamo abbassato il nostro livello. Morite tutti. E con questo ne manca ancora uno. Che dire? Che dire? Don't get better than this. Tectite, speravo in qualcosa di meglio come premio, Speravo in qualcosina di un po'. Hey. Dove sono finiti Maito e Sumio? Scappati, credo. Ah, che sollievo. Cosa dicevo io? I numeri non contano, yo. Si può dire che la disputa territoriale sia finalmente conclusa? No. Secondo me hanno conquistato un altro territorio. Lo sapremo presto. Hey. Attenzione zuffomani, un'altra notizia lampo per voi. I Witch e Twisters hanno conquistato tutta Shibuya. Non ho mai dubitato di voi ragazzi. E questo ci porta ai risultati di oggi. I vincitori indiscussi della guerra sono i Twisterucci. Siete stati dei veri e propri fuoriclasse. Però che batosta per i vari Beauties. Avevano cominciato bene, erano pronti a colpire duro. Ma alla fine ne sono usciti fuori a piedi lividi. Speriamo che sia finita qui. Non ci sarà un altro gran finale, vero? E con questo si conclude l'evento di oggi, giocatori. Come? Sul serio? Ah, devo ancora riprendermi a tutti i colpi di scena. Non credo che il mio cuore potrebbe reggerne altri. Grazie a tutti per aver imbastito uno spettacolo così emozionante. Spero siete carichi per i premi. Alla prossima! Quali premi che non ho guadagnato una sega? Allora abbiamo finito, no? Sì, tutto finito. Non ho guadagnato una sega da questo... da questa zuffa e baruffa. Come ci arrivavo a 200.000 punti? Quella spilla però prima o poi la otterrò. Quella spilla la otterremo un giorno, ne sono sicuro. Dai, siamo messi davvero bene. Ah giusto, va da solo. You can say that again, am I right? I cannot help but feel we are riding our new comrades' coattails. It's all good as long as we win. Honestly, I was never much of a team player. But è vero. I was 3 years ago, yo. My è vero. Think we managed to take first place? Speriamo, ma non credo. Penso che siete ancora secondi. The Wicked Twisters took home the gold in today's turf war, but couldn't knock the Ruin Bringers off. Che novità! Shocker. Esatto. Break, yo. They wasn't even playing today. Ain't no way they're still on top. Permit me to remind you, they did defeat the target on day one. Right, but that's the only day they earned any points so far. I've got a feeling that we can turn the tables, especially now that we've got Beat on our side. I wondered when I might run into Rindy and the gang. Rindy. Hey there, Kanon. Oh, and you must be the one everyone thought was Neku. Oh, qualcuno che non l'ha chiamato, esatto. Name's Beat, yo. And I'm guessing you ain't on our side. So esatto. What? You wanna go? Whoa, Beat, chill out. Why? Ain't she our rival? Technically, but the game's done for today. Huh. Word. Oh no! Che palle, io volevo combattere! Reminds me of when Nagi first joined the team. You sure know how to pick 'em.
Well, I don't know about that. So if you ain't here to rumble, then why are you talking to us? Well, you see, I've got a proposal. Oh, for us? Sconfiggere I pirate? All four of you. Well, we'd love to hear it. Thank you, Fred. Ever the gentleman I see. Let me cut to the chase. Why don't we work together? No, wait, forse per i Windbreakers, esatto. Sure, but... I think it's high time we set things straight. But esatto. By kicking the Ruinbringers in the last place. Mmm. E come? But... wouldn't that get them erased? Ma va? Alright, lady. I'm listening. Non è quello l'obiettivo? Don't they deserve it for cheating their way to the top? A valid point. Hold up. When they cheat? When didn't they? Remember what happened at the end of last week? There's no way to win if we keep playing by their rules. If we want a shot at the top, we've got to take them out, leader and all. E chi è il capo? In order to take them out, you're gonna need our help? Exactly. We'll wait until the final day, so as not to arouse any suspicion. The Ruinbringers will be on top all week. Non sarà così facile. Secondo me verranno eliminati proprio i vari Beauties questa settimana. Our turn to face Erasure. And I won't let that happen. Sure. I'm buying what you're selling. You've managed to come out on top against those thugs twice now. With the right kind of backup, I bet you could go one better. And il problema siete tu e i Pirate che sareste sotto di punti. Non li supererete mai. Which leaves you... facing off against Motoe the following week, I guess. So then, what exactly do you get out of this plan? Esatto. A fair fight. I can take losing if it's on a level playing field. Spoken like a samurai. Thanks, I think. Anon, are you serious about this? You're not trying to trick us or something, are you? You really think I would do something like that? Sì. It's just, it sounds like you're willing to do anything to win this game. Esatto. You're not wrong. Especially knowing my life is on the line. I like to have fun, but I know when it's time to get serious. Right. Non mi fido. Ultimately, whether you believe me or not is up to you. Esatto. If we were to defeat the Ruinbringers leader, would that guarantee another team could take first place? I can't say. You kidding me? But I can say that if taking them down changes nothing, then we're all out of hope. So you're saying this is really our only option? I'm afraid so. Well, how about it, Rindy? You're getting a pretty sweet deal here. Even Motoe will end up better off than he is now. It's win-win-win. Come on, this game's been bugging out for long enough. I say it's time we hit the reset button. Non lo so. Non mi fido così tanto di Kanon come neanche di Motoe. Nubi si addensano all'orizzonte. Arriva la tempesta, una conclusione sgradita si nasconde nel velo della possibilità. Deve essere usata cautela nei confronti di coloro che ti circondano. Excuse me? Potresti per una volta darmi buone notizie? Quindi cosa dovrei fare? La cidia non ti servirà, le tue azioni valgono più di qualsiasi parola. Ah, sai quanto odio questa roba enigmatica. Ti ho pagato, vedi di parlare chiaro. La coppa trabocca di eccezioni alla regola. Il passato perde il suo significato. Ultimamente appaio davanti a me ospiti non invitati. Va bene, basta così, io me ne vado. Shoka, fai attenzione e basta. È pericoloso qui. Capito, bye bye. Oh, la gattina si fa leggere il futuro. E allora? Niente, solo che anche gli altri demoni sembrano ansiosi di riguardo al futuro. C'è qualcosa riguardo quei twister che li turba. Beh, è possibile, credo. Sarà bene tenere d'occhio quei babbei. Perché ci temono così tanto alla fine? Cioè, va bene che possiamo cambiare il gioco, però... Amante della musica, chapter closed.